Le dita strette attorno alla rete, i piedi ben piantati nella sabbia, la voce che accompagna lo sforzo. Ogni giorno la stessa vita sulla stessa spiaggia infinita del Kerala meridionale, nell'India del Sud. Sono quasi tutti cristiani i pescatori del Kerala. In riva al mare hanno costruito le loro chiese, decorate con i colori e le luci di questo continente. In riva al mare, tra i fitti palmeti, hanno tirato su le case spoglie, impastate con la sabbia, le loro capanne. Vivere e morire da pescatori, la rete che si getta al tramonto e si ritira all'alba, l'attesa di una pesca miracolosa in questi giorni che precedono il Natale. E la fede, semplice e forte, riempie l'aria di canti e preghiere. Non è oggi il giorno del miracolo, ad Adimalatura, pochi chilometri dalla capitale Trivandrum. Il mare è avaro, sono più le bocche degli uomini che i pesci. Anche padre Mattias, il parroco, è stato un pescatore. Vengo anche io da una famiglia di pescatori. Andavo a pesca con mio padre. Quando frequentavo il seminario, andavo sempre a mare. So esattamente quali sono i problemi dei pescatori di qui. Per questo ho deciso di dedicare tutto me stesso a migliorare le loro condizioni di vita. Qui, in quest'area, vivono 1700 famiglie. Circa 6.000 persone. Per la maggior parte di loro la sopravvivenza dipende dal mare. You have a baby? In chiesa come sul mare la giornata comincia presto.
La messa alle 6 e questa mattina, dopo la comunione, si battezzano Ligio e Kevin. Sono poveri i cristiani del Kerala, ma sono tanti, quasi il 20% della popolazione contro il 2% della media nazionale. Messaggio di Natale. I speak in English. No, please. One second in Italian. One sec. Just one thing. Dio è diventato un uomo. So, quello è un privilegio, essere uomo, umano, no? So, questo è il messaggio. Ogni uomo deve diventare veramente umano. E com'è fare il vescovo per 25 anni? Poi, quella è una cosa, gioia, servire Dio, no? L'arcivescovo cattolico latino di Trivandrum è anche lui nato in uno dei villaggi della costa e di quello stile di vita conserva tutta la frugalità. Nel XVI secolo i missionari, in gran parte portoghesi, hanno diffuso qui il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo. Per tutta la gente oppressa ed emarginata, il Vangelo è stata una buona notizia, un buon messaggio. Perché il Vangelo dice che Dio è il padre di tutti, che non esiste discriminazione, che siamo tutti fratelli e sorelle, che Dio stesso è nostro padre, e siamo uguali, e che siamo noi a costruire la nostra dignità. Tutto ciò ha attirato le persone e la gente dei villaggi ha abbracciato il cristianesimo. Nelle case dei pescatori può mancare quasi tutto, ma c'è sempre un lume che scintilla sotto una madonnina. C'è una capanna nella capanna a casa di Biju, guidatore di Tuk Tuk, e di sua moglie Tini. La magia del piccolo presepe che Tini ha fatto per i loro bambini, Biju, Binesha e Jennifer, l'ultima arrivata. Il loro è stato un matrimonio d'amore contro la consuetudine delle unioni combinate. Per questo le famiglie li hanno lasciati soli. Ad Adimalatura gli Hindu e i musulmani sono minoranze. Gissa, insegnante di catechismo, vive di fronte alla moschea col marito e le due figlie, Sandra e Sona. Noi non mettiamo Gesù nella capanna oggi. Aspettiamo il 25, il giorno di Natale. Eccolo Gesù. Noi lo mettiamo qui il 25 dicembre. She's Shyamala. She's my our neighbor. She's very close. Questa è Shyamala, una mia vicina e anche amica. È indù. Noi collaboriamo in tante cose, facciamo grandi sforzi per il quartiere. E questa è Ramla, anche lei una vicina, ed è musulmana. I loro figli giocano insieme. Passa, per un saluto, un amico di Sandra diretto alla madrasa, la scuola coranica. Sono pochi i piccoli musulmani qui. L'imam Sayed Ali ci spiega che nella comunità ci sono solo 150 persone, poche famiglie che vivono concentrate sotto il minareto. La casa del signor Ridayadas, cattolico pensionato, è invece nel quartiere abitato dagli indù. Il Natale, così come le feste induiste, è occasione per scambiarsi visite e mangiare insieme. Ed è Shiva, bagnino in un albergo, a descrivere la magia della notte del 24 dicembre, quando lui, dal vicino tempio, scende in spiaggia per partecipare alla festa comune. Om Shanti Shanti.
La chiesa qui è stata fondata dall'apostolo San Tommaso, discepolo di Gesù, che è arrivato in India nell'anno 52. E la cristianità è nata tra realtà che erano molto diversificate. È il leader della Chiesa Cattolica Siro Malankarese, che è il più giovane dei cardinali, a spiegare il segreto della convivenza. Per noi, cristiani di India, il dialogo è una realtà quotidiana. La fede in Dio è qualcosa che accomuna le persone. Gli indiani pensano che tutti abbiano bisogno di credere in Dio, ma c'è dell'altro. È la nostra mentalità fondarsi su un retroterra religioso e spirituale. La gente sente il bisogno di spiritualità. E la spiritualità da noi ha strettamente a che fare con la vita di tutti i giorni. In questo grande paese da sempre attraversato da conflitti religiosi e su cui ora, dopo la vittoria del partito nazionalista, si addensano nuove ombre, l'eccezione Kerala è il pacifico mescolarsi delle persone. E se ne chiedi la ragione, sono molti a rispondere education, educazione, perché questo è lo stato più scolarizzato del subcontinente. Si studia tutti insieme, poi, chi va al catechismo, chi al tempio, chi alla madrasa. La religione non è oggetto di studio nelle nostre scuole, non si insegna religione. A scuola si insegnano le materie scientifiche, la lingua. Per questo nelle scuole, anche quelle cattoliche ma aperte a tutti, l'unico simbolo che annuncia il Natale è una stella, la stella che in questi giorni illumina ogni casa. In India abbiamo una bella Costituzione. Possiamo dire che i valori del Vangelo sono inclusi e protetti dalla Costituzione. Anche se gli Hindu sono la maggioranza, poi vengono i musulmani e infine i cristiani con numeri poco significativi, secondo la Costituzione siamo uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti. La maggior parte della popolazione non è fanatica, però c'è un forte movimento che vorrebbe trasformare l'India in un paese solo induista, avere l'induismo come religione predominante. Chi vorrebbe questo dice: voi siete indiani, quindi indù. Siete stati convertiti da altri, ma la vostra casa è questa e dovete tornare alle origini. È un tema che dobbiamo affrontare, ma non abbiamo paura, perché crediamo nell'apertura mentale delle persone. Le voci dei bambini filtrano tra le palme. Sono i figli dei pescatori accolti per il dopo scuola da due piccole ONG, la San Federico e la Buon Samaritano. Curano tutti le suore del convento Regina degli Apostoli, nel loro ospedale costruito a ridosso del quartiere musulmano. 20 letti, un dispensario, la laurea in medicina di sorella Lilian, al servizio di una comunità segnata dagli incidenti in mare, dalla mancanza di servizi igienici, dalla violenza sulle donne, spesso dovuta, ci dicono, all'aumento del tasso di alcolismo tra gli uomini. What the church does is... help our people. Quello che la Chiesa fa è aiutare le persone a trovare Dio, non come una teoria, ma come una persona che ti è vicina. Perché Gesù ha detto: quelli che sono affaticati, afflitti, sconfortati, vengano a me, io vi consolerò. Gesù è consolazione per ognuno. Io penso che questo è ciò di cui abbiamo bisogno, ovunque. Buon Natale! Buon Natale! Buon anno!
In questa giungla affacciata sul mare Arabico fioriscono le vocazioni. Le parrocchie sono piene di ragazzi. Dacci così il nostro pane quotidiano, rimettiamo i nostri debitori, come ne rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Benedici il Signore il cibo che ci hai dato della tua bontà per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera e buon appetito. Grazie. Buon appetito. Con cari? Con cari? E poi. Io ho sempre giocato, quando ero piccolo giocavo di celebrare le messe nella casa, no? Per distruggere. Sì, questo è stato il mio gioco proprio. Si chiamano Padre Pio, Padre Winston e c'è persino un Padre Lenin in omaggio alla tradizione marxista di queste terre. È affollata di giovani sacerdoti e seminaristi, la canonica di Padre Mattias. Hanno frequentato lo stesso seminario e li accomuna l'idea di una chiesa che parla a voce alta per la difesa dei diritti. Like some other nations, some other countries. Anche in altri paesi ci sono persone che vivono di pesca. You know, ma stanno meglio di come stanno i nostri pescatori. Io vorrei riuscire a rendere il loro lavoro più professionale, perché c'è una dignità nel pescare. E gli uomini qui devono essere messi in condizioni di migliorare le loro vite. Sono tutti qui per la processione che chiude la settimana dell'Immacolata e annuncia l'arrivo del Natale. Indossano i loro abiti migliori. Un altare di carta pesta montato attorno ad un furgone trasporta la statua della Madonna adornata di collane di rupie. Adi Malaturà questa notte risplende, ben visibile anche dal mare. Buon Natale, ok, buon Natale.